Volendo fare anche una sorta di comparazione anche per chi ci ascolterà avrà modo di capire meglio, quali sono le differenze rispetto al precedente editor? La vera e propria differenza, a parte un'interfaccia completamente rinnovata, immediata, un'interfaccia che presenterà solo i tool che servono, un'interfaccia che nella sua semplicità dietro nasconde oltre 10.000 righe di codice, ci permetterà di essere immediati, di cambiare una cosa in maniera immediata, un comportamento di un'immagine da embedded a un link o ci permetterà per di più di andare a prendere, diciamo, di raccogliere i contenuti della nostra newsletter che stiamo editando da tutte le sorgenti possibili. Potremmo prendere sui social, su dei virtual storage, da un FTP, web DAV, tutte le fonti possibili e immaginabili. E anche questi, una volta, diciamo, inseriti, saranno trasparenti per l'utente. Semplicemente selezionerà una fonte e troverà la sorgente.